Vivere con una moglie giapponese mi ha insegnato che esistono tantissime diversità nel rapporto uomo-donna in Giappone. In particolare, il ruolo della donna nella società giapponese è molto diverso da quello a cui siamo abituati noi in Italia, o forse potremmo dire più in generale in Europa e, perché no, allargandoci forse addirittura in Occidente. Uno dei primi concetti che mi ha insegnato mia moglie quando eravamo dei giovani fidanzatini innamorati è stato il concetto di bakapuru. Questa è una parola che deriva dall'unione di due parole, baka, che vuol dire stupido, e kapuru, che vuol dire coppia. Lo possiamo tradurre forse come coppietta stupida, ma chi sarebbe per i giapponesi questo bakapuru? Per i giapponesi la coppietta stupida è quella fondamentalmente che si lascia andare ad effusioni amorose in pubblico. Questo perché per i giapponesi il baciarsi in pubblico, l'abbracciarsi, lo dare sfogo quindi a certi tipi di affetti è considerato relegato alla sfera privata e non a quella pubblica. La bakapuru invece se ne frega altamente e alla facciata di tutti quanti continua a baciarsi in pubblico, cosa vista appunto di cattivo occhio dalla società giapponese. Riguardo il concetto di pubblico e privato, di differenza quindi tra pubblico e privato nella società giapponese, ho letto di recente un approfondimento sul libro di Laura Imaimessina Wa, che se volete approfondire vi consiglio caldamente perché è davvero molto interessante. Sapevate che i giapponesi dicono che la donna è come il dolce di Natale Christmas cake? In Giappone a Natale non si mangiano certo pandori e panettoni, ma si mangia una torta chiamata appunto Christmas cake, che è una torta fatta di una base di pan di Spagna e ricoperta da panna montata e fragole. Con questo i giapponesi vogliono dire che la donna è considerata giovane e ha un certo appeal fino ai 25 anni. Passati i 25 anni, quindi passata la festa, gabbatolo santo, come diremmo noi, quindi i giapponesi dicono che dopo i 25 anni la donna comincia a invecchiare e a perdere di valore, un po' come da noi i pandori e panettoni che fino al giorno di Natale trovi a prezzo pieno e dopo le feste cominci a trovare svenduti a molto meno, magari anche solo a un euro. Il giorno di San Valentino, la romantica festa degli innamorati, quando vado a prendere i fiori per mia moglie trovo sempre una grandissima coda dal fiorista. In Giappone invece per San Valentino sono le donne che fanno il regalo agli uomini. Questo perché appunto è usanza per le donne fare il regalo a San Valentino, tendenzialmente regalando della cioccolata. Meglio ancora se fatta a mano la cioccolata o fatti dei dolci comunque a base di cioccolato, sempre possibilmente a mano. Gli uomini poi potranno sdebitarsi il mese successivo, il 14 marzo, quando si celebra il White Day. Ho usato la parola sdebitarsi di proposito, perché in Giappone quando si riceve qualcosa, un favore o qualcosa di materiale, di fatto si contrae un debito, quello che i giapponesi chiamano un giri, e a San Valentino la cosa non fa eccezione, soprattutto se si riceve della cioccolata da qualcuno che magari nemmeno ci interessa. In questo caso riceviamo quella che viene chiamata una chokogiri, ovvero la cioccolata del debito, e il giorno del White Day, quindi il mese seguente, il 14 marzo, avremo la possibilità di sdebitarci facendo a nostra volta un bel regalo in cambio alla persona che ci ha regalato la cioccolata a San Valentino. Quando una ragazza si sposa in Giappone assume il cognome del marito e di fatto entra a tutti gli effetti a far parte della famiglia del marito. Abbandona quindi la casa paterna e diventa un membro nuovo della nuova famiglia. Quando si trovano vicino nuora e suocera spesso si trovano e si creano dei rapporti molto difficili e molto tesi, ma fondamentalmente tutto il mondo e il paese, solo che qui le suocere considerano queste sposine, queste giovani nuore, proprio come dei membri della propria famiglia e spesso le tiranneggiano e hanno degli atteggiamenti veramente dispotici nei loro confronti. Le giovani sposine da canto loro tendenzialmente sono abbastanza remissive e sottomesse, magari anche per non creare attriti con la nuova famiglia e con il nuovo giovane sposo. L'unico periodo in cui le donne giapponesi ritornano alla casa paterna è quando poi hanno dei figli. La cosa mi ha stupito non poco, anche perché ritornano a casa per un periodo abbastanza lungo, a volte anche per uno o due mesi, rimangono lì per un periodo lungo e si fanno aiutare nella cura e nel primo svezzamento dei bambini. Devo dire che la cosa mi ha stupito parecchio, però dopo aver avuto due figli capisco bene che poter stare a casa con la propria madre è veramente un grandissimo aiuto, però rimane il fatto che per noi è una cosa davvero strana che la moglie se ne vada col bambino dalla propria madre, lasci magari a casa da solo il padre, soprattutto se si trova
trova anche in una città abbastanza distante e quindi il padre vedrà davvero poco il bambino per i primi mesi di vita. Un'altra cosa che mi ha stupito non poco è l'utilizzo del suffisso san per rivolgersi al marito. Mia cognata, ad esempio, chiama suo marito, che si chiama Keske, Keske-san. Mi spiegava mia moglie che la cosa comunque è abbastanza frequente, soprattutto se la coppia si è conosciuta magari non da giovani, quando appunto erano entrambi ragazzini, ma quando si sono conosciuti in un periodo, ad esempio, di lavoro in cui c'era un rapporto più formale, quindi un modo di parlare più formale. Questo quindi viene mantenuto anche dopo, soprattutto se c'è quindi ad esempio una differenza anche di età. E attenzione che non è da confondersi, come pensavo io, con un quasi distacco, come da noi se dessimo del lei. No, in questo caso il suffisso san, chiamare qualcuno nantoka kantoka san, è un senso e un termine che si usa per rispetto e quindi non per freddezza come il nostro lei. Quando poi una donna ha dei figli, solitamente lascia il lavoro. Questa era un'abitudine che c'era soprattutto una volta e che nell'ultimo periodo un pochino sta cominciando a cambiare e sono sempre di più le donne che dopo aver avuto figli ritornano comunque a lavorare. Magari non subitissimo, ma comunque decidono poi piano piano di ritornare a lavorare. Nonostante ciò, la maggior parte delle donne ancora adesso sono donne che dopo aver avuto figli rimangono appunto a casa e non lavorano. O addirittura fino a non molto tempo fa, addirittura magari una volta sposate, si licenziavano e smettevano quindi di lavorare per restare a casa, accudire casa e figli. Inutile dire che sotto questo punto di vista la società giapponese ha ancora tantissimo da fare e il divario uomo-donna in questo caso è veramente enorme, soprattutto se pensiamo anche alle possibilità di carriera che ci sono per gli uomini rispetto a quelle che ci sono per le donne. Nonostante, come stavo dicendo, molte donne non lavorino o lasciano il lavoro quando si sposano, quando hanno dei figli, sono poi loro a gestire l'economia domestica e a gestire addirittura lo stipendio del marito. Questo infatti consegnerà di solito l'intero stipendio alla moglie, che lo gestirà per le varie spese e lascerà solo una piccola paghetta al marito per le proprie spese. Un'ultima curiosità che volevo condividere sul rapporto uomo-donna in Giappone è il fatto che, come molti sapranno, l'uomo alla sera dopo il lavoro va spesso a bere con i colleghi e quindi torna a casa tardi dopo essere stato appunto in compagnia dei propri colleghi. Secondo torna a casa l'uomo puzza di fumo e di alcol, la moglie non ha niente da ridire. Questo perché vorrà dire proprio che è stato in compagnia dei colleghi a bere e a divertirsi. Se invece però questi tornerà a casa tutto bello docciato e profumato, allora la moglie si arrabbierà parecchio, perché avrà il sospetto, forse molto fondato, che il marito invece di essere andato a bere e a divertirsi, a fumare insieme ai colleghi, sarà andato in compagnia di qualche signorina. Tra l'altro, se il marito non torna a casa tardi e non se non va spesso a bere con i colleghi, la moglie comincerà anche un pochino a preoccuparsi, perché questo sarà forse un segnale che le cose in ufficio non vanno benissimo e che magari il rapporto con i colleghi non è buono, o che addirittura potrebbe essere magari a rischio di essere licenziato. Quando pensiamo ad una donna giapponese, solitamente abbiamo lo stereotipo e l'idea della geisha, pronta a servire, a riverire, ad accudire il proprio signore o, in questo caso, il proprio marito. Attenzione, perché le cose non stanno esattamente così. Le donne giapponesi non sono assolutamente l'immagine e lo stereotipo della geisha giapponese. Sono solitamente con un carattere abbastanza forte e non sono assolutamente a disposizione del marito per servirlo e accudirlo. Quindi, se state pensando di sposare una donna giapponese perché state seguendo questo stereotipo o questa immagine, assolutamente pensateci due volte, perché potreste rimanere molto molto sorpresi. Spero quindi di avervi dato qualche spunto interessante di riflessione, di aver raccontato alcune cose interessanti magari che già non conoscevate. Se è così, vi chiedo di mettere un bel mi piace per aiutarmi a far crescere questo canale e a diffondere questo video. Se volete iscrivervi al mio canale per vedere altri video come questo, siete i benvenuti e anche questo mi aiuterà nel far crescere questo piccolo canale. Naturalmente passate anche parola alle nostre amiche e nonne. Per questo è tutto, io vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima. Grazie mille, ciao!